cose vanno bene, tranquille proprio, non è che tutti i problemi ci stanno tanti, ma ci sono sempre stati i problemi, ma non è solo questo periodo. Ogni epoca ha avuto i suoi periodi di crisi, ma io penso che l'Italia tanto ne ha passate talmente tanto che passerà anche questa. Papà, ha visto che ci hanno fatto? Che ci hanno fatto? Una ammaccatura. Che ci vuoi fare? Magari c'era? No, non c'era, questa è una botta che gli hanno dato. Chissà come le tengono, io gli avrei detto. Ma De Sica fece 5.000 provini in tutta Italia per cercava questo bambino per film e non riusciva a trovarlo. Poi io uscivo da scuola, abitavo al Colosseo e vi dico che mi seguì con una macchina, non sapevo neanche che era De Sica. Poi invece è venuto a parlare con mio padre e da cosa poi nasce cosa abbiamo preso il film, insomma, abbiamo accettato da questa parte qua. Ma sì, accidato, mi hai detto che non capisco questa, c'è questa. È il fatto che dovevamo fare quella parte là, la scena veniva ripetuta parecchie volte. Sì, sono tranquillo. Ma che hai fatto? Sono carcato! Io veramente non sapevo neanche chi era De Sica. Poi quando vi giravamo il film vedevo tutte le cose che aveva fatto, insomma mi spiegava come aveva cominciato lui e tante altre cose. Poi sai, De Sica era un nome, a quel tempo era un nome, quindi ancora tuttora. E quindi ero un po' emozionato, pensavo, avevo paura di sbagliare, insomma. Però avevo gente buona che, diciamo così, che mi insegnava parecchio. Non mi hanno detto tante che davvero niente. No, assolutamente, quelle sono cose che si dicono quando che per dare un'importanza su un certo punto. Infatti tanti dicevano che sì, ma come hai fatto a far lavorare così, a far piangere così? E lui diceva, io si inventava delle cose, invece no, ti mettevano delle cose all'occhio e dopo due secondi piangevi, insomma. No, sì, piangevo e fa la scena, però le lacrime ti scivano veramente perché ti bruciava l'occhio un po'. E state zitto pure te! E mo che fai? Mannaggia! Anna, mo cammina! No, gioia! Anna, moglie via! No! Vuoi venire o non vuoi venire? No, non voglio venire! Bruno! Anna, mo muovete! Ma guarda che razza tra i gattini, andiamo! No, perché mi hai dato? Perché te lo meritavi! Non c'erano macchine, non c'era niente, c'era una povertà enorme, e come dicevo prima, e quindi c'è stata la crisi, la guerra, c'è stato tutto quanto, però c'è stata tanta tranquillità, le persone ti aprivano la porta di casa, non c'era nulla, a Natale facevi quelle feste a casa, a Natale, il vicino che veniva a casa tua, insomma, c'era tutta un'altra cosa, adesso c'è troppa indifferenza. È mio? No, è mio. O vedi che è mio? No, ma guarda che è mio. Dai, stavo 5 a 3, stavo 5 a 3. Piazza Vittorio era, non era come tutte quelle biciclette. Hanno calcato un po' la mano, lì hanno cercato da fare un po' come era Porta Portese, che poi Porta Portese a quel tempo neanche era così. Capisci? Hanno fatto un po', e poi scena di Porta Portese, si vede la scena. Quando io corro appresso al ladro, lì è tutto vuoto, vedi, non c'era niente. Invece Piazza Vittorio, tutti quelli che c'erano qualcosa da andare a vendere, andavano lì e cercavano da vendere, però hanno esagerato con tutte quelle bici. Bianchi 25, bianchi 25. Ma da buona bianca, cara, ne ha buona. Cara, ma che c'è? Cara, questa è una macchina nuova, da 3 giorni che l'avevo comprata. La delinquenza ce n'è tanta, adesso è più un altro tipo di delinquenza, prima era più un rubare per vivere, oggi no, oggi serve per così,
tanto per rubare, tanto per farlo. E prima lo facevi perché ci avevi proprio fame, adesso proprio se ruba. Sia, non capisco che possa mettere quello che va nel negozio e si prende un panino, ruba un panino, vabbè, quello perché dice c'ha fame, quello c'ha fame, ma tanti altri reati che fanno non c'è più. Purtroppo è questa l'Italia, e d'altra parte comunque ne veniamo fuori benissimo, almeno penso. E adesso arrivano, ha visto, di moda, vanno di moda tutti con queste biciclette, ma è bello perché, ma dovrebbero fare un po' più fermare un po' più le macchine e cercare di... C'è crisi, perché adesso la benzina, devi alzare la mattina presto, sennò il benzinaio ti aumenta. Questi biciclette da fare, così. E purtroppo ma va avanti così, ma è bello che sia pure così, perché adesso tutti con queste biciclette vanno in giro, vedi la gente che comunica, perché poi invece prima tutto un cuore, sempre rincorrersi tutto quanto. Bisogna tornare per le strade, vive la... Io mi ricordo quando abbiamo fatto la scena del film, il finale, sì. Quella è una scena vera. C'era la partita, la Roma, giocava cioè Roma, sì, Modena, e noi eravamo d'accordo con Nicolò Carosi che quando finiva, che la gente usciva, dovevamo cominciare a lavorare. E quindi se perdevi quel momento, tutta quella gente, come facevi, dovevi pagare tutta quella gente uscita del cinema. E quando che lui ha rubato la bicicletta, la gente stava, menava veramente. Pensava che era rubato, quindi io non avvertivo. No, forte nel commissariato, forte nel quale. Parecchi erano tutti d'accordo perché, capisci? E quindi è stato bellissimo. Questo è il neorealismo, capisci? Questo molto. È così, e d'altra parte. E quando camminavamo il finale per mano, tanti ci davano le spinte, vergogna, sentivi pure. Vergogna da rubare così. Sì, tutto non capito. Questa era De Sica, insomma. Ecco, il neorealismo è questo qua.